Oggi vi racconterò il mistero di un uomo ed una scatola di pupazzi. Molti di noi, leggendo questa frase, possono pensare a un negoziante, un ventriloquo o semplicemente un burattinaio, ma la leggenda di cui oggi vi andrò a parlare non riguarda niente di tutto questo. Prima di iniziare con la storia, però, devo spiegarvi alcune cose, in quanto penso che molti di voi non conoscano bene il mondo di Fallout. Fallout è ambientato in un mondo post-apocalittico, in cui ci fu un conflitto storico-politico basato su un futuro segnato da una guerra nucleare inizialmente scoppiata tra Cina e Stati Uniti, arrivata poi al suo culmine in una distruzione globale senza precedenti nell'anno 2077, per poi, successivamente, subire un bombardamento nucleare che decimò le popolazioni degli stati coinvolti e del resto del mondo. Il 23 ottobre 2077, un sabato mattina, i radar americani intercettano, a loro malgrado, troppo tardi, dei bombardieri cinesi con carico nucleare. L'attacco a sorpresa cinese fu preparato almeno 2 o 3 ore prima dell'ora X e la sua grandezza fu immensa. E Salt Lake City venne colpita da 13 bombe atomiche nel giro di 7 minuti. Sul suolo americano la maggior parte dei cittadini credette che le sirene dell'allarme antiatomico fossero scattate per esercitazione e solo chi si accorse del vero pericolo riuscì a trovare rifugio nei vault o, nel peggior dei casi, nelle fogne e nelle metropolitane. E intanto nel resto del mondo divampò il caos e il cielo che si riempirono di missili nucleari di ogni tipo, trasformando il pianeta in un vero e proprio inferno. La più grande guerra dell'umanità durò poco più di 2 ore, durante le quali ci fu una devastazione nucleare senza precedenti che ridusse il 70% del pianeta in cenere. E si dice che le vittime immediate della guerra furono almeno 7,54 miliardi di persone. E da qui nacquero le vicende della mitica saga di videogiochi di nome Fallout. E questa leggenda che oggi vi andrò a raccontare si ambienta nel Vault 77. E che cos'è un Vault? Il Vault è un tipo di installazione sotterranea, furono creati per proteggere più di 1 migliaio di abitanti da un olocausto nucleare, e la Voltec costruì 122 volt sul territorio. Tuttavia, all'arrivo dei bombardamenti nucleari nel 2077, molti volt furono sigillati senza la maggior parte dei loro abitanti. Difatti, la popolazione stimata degli Stati Uniti nel 2077 era quella di 400 milioni e il governo avrebbe necessitato di almeno 400.000 volt per proteggere tutti questi cittadini, mentre la Voltec ne costruì solo 122. E allora perché furono costruiti per salvare così poche persone? Semplice, la vera ragione della loro creazione era quella di eseguire degli esperimenti sociali sulla popolazione sopravvissuta al bombardamento nucleare e che si trovano all'interno di questi bunker antiatomici per osservare le loro reazioni e i loro comportamenti in base agli elementi presenti in uno di questi vault. Per darvi un esempio, il Vault 69 fu un esperimento in cui sono state selezionate 999 donne e un solo uomo rinchiusi al suo interno, dove queste donne dovranno combattere per conquistare l'unico maschio del Vault, un posto in cui tutti quanti sogniamo di vivere, me compreso. O ancora abbiamo il Vault 43, un bunker in cui sono presenti al suo interno 20 donne, 10 uomini e una pantera, dove questi dovranno sopravvivere contro questa bestia scagionata dentro il rifugio. Però non siamo qui per parlare di questi Vault, ma siamo qui per parlare del Vault 77, l'esperimento di un uomo ed una scatola di pupazzi. Questo povero uomo si addentra all'interno del rifugio nel momento in cui le bombe stavano per scoppiare in tutto il paese e una volta entrato la porta si chiude magicamente, realizzando qualche secondo dopo di non avere le chiavi o qualsiasi altro mezzo per riaprire la gigantesca entrata del bunker. Il povero uomo comincia a disperarsi e deprimersi, capendo che oramai all'interno del bunker non arriverà più nessuno, dato che il governo aveva in mente questo esperimento, lasciandolo da solo come un cane e 4 mesi dopo va nel panico più totale, cascando in una profonda depressione, avendo la sua anima a pezzi.
Un anno e qualche mese dopo scoprirà una scatola di pupazzi. A questo punto comincerà ad interagire con questi pupazzi nella sua più completa pazzia e si identificherà in questi pupazzetti fino ad arrivare ad alti livelli di insanità mentale, arrivando a sentire addirittura la voce di un pupazzetto. Alcuni dicono sia la voce di una persona vera implementata attraverso un chip dentro questo pupazzo, altri dicono semplicemente che sia lo squilibrio mentale del l'uomo causata dalla infinita solitudine che questo stava subendo, pensando che il pupazzo sia qualcuno con cui parlare e sentirsi meno solo. Credo sia più giusta però la seconda teoria, avendo subito con il tempo lo sviluppo di una multipla personalità. Presto lui comincerà a crearsi una finta relazione sociale con tutti i pupazzi, credendo che essi siano degli esseri viventi. E una notte sentirà le voci di un pupazzo dicendo che il pupazzo re è stato assassinato, avendo subito dei sospetti sull'assassinio con il pupazzo del Vault, in quanto egli lo ritiene il suo migliore amico, o addirittura una parte di se stesso. Il pupazzo al tempo stesso incolpa l'uomo di aver fatto questo omicidio, ma l'uomo non ha alcuna memoria riguardo questo accaduto, e oltre a questo, il pupazzo lo invita a scappare insieme a lui dal Vault 77. La mia teoria è questa. Non so quanti di voi abbiano visto Mr. Robot, però l'uomo sta subendo ciò che ha subito Elliot nella serie, ovvero il disturbo di personalità, e sta proiettando questo disturbo mentale nel pupazzo. E praticamente è impazzito talmente tanto di non ricordarsi le azioni che svolge nel periodo, in quanto una seconda persona dentro se stesso sta eseguendo inconsapevolmente ciò che la sua mente non si ricorda, scaricando quindi la colpa a qualcosa di non reale, in questo caso al pupazzo. E addirittura lui pensa che gli altri pupazzi possano parlare veramente. Un po' come quando noi beviamo troppo alcol e la mattina dopo non ci ricordiamo cosa abbiamo fatto da ubriachi. A questo punto possiamo capire che l'esperimento del Vault è quello di notare quanto una persona riesce a stare sola senza avere contatti umani fino a perdere il contatto con la realtà ed il controllo mentale. Un giorno, magicamente, la porta si aprirà, ma l'uomo incontrerà un gigantesco scorpione radioattivo, facendogli quindi capire l'idea della fuga dal Vault e ritornando sempre all'interno di questo bunker assieme al suo pupazzetto. Più avanti però riusciranno ugualmente ad abbandonare finalmente il Vault e allo stesso tempo, una volta fuori dal Vault, l'uomo ed il pupazzo incontreranno Mr. Pinch, una gigantesca formica radioattiva creata sempre dalle radiazioni di questo mondo apocalittico. Stranamente, questa non sembrò così ostile come invece lo sono le altre creature di questo orribile mondo o lo scorpione incontrato precedentemente, riuscendola quindi a farsela amica e addirittura addomesticarla. Successivamente incontrerà un ghoul, e i ghoul, in questa magnifica saga, sono umani che hanno subito una quantità tale di radiazioni da diventare frenetici e ostili, perdendo la ragione e trasformandosi in mutageni dalle sembianze umane. E molta gente della zona contaminata tende a chiamarli zombie o mangia cervello. E spesso i ghoul sono in realtà umani che hanno subito l'effetto devastante della bomba atomica, riuscendo però a sopravvivere nonostante il loro corpo ormai distrutto e deformato, con la possibilità di non morire per vecchiaia. E questo significa che se qualcuno non sparerà a questi ghoul, essi non potranno mai morire. E alcuni ghoul perdono il senso della ragione, diventando ostili con chiunque, mentre altri invece riescono a ragionare come un essere umano. A questo ghoul, l'uomo racconta che è come se fosse stato intrappolato e seppellito vivo, anche se c'è da dire che egli aveva scorte di cibo e acqua per almeno 1000 anni all'interno di vita complessivi, come anche tutti i comfort necessari per vivere. E la realtà è che poteva fuggire dal Vault quando voleva, bastava semplicemente capire il meccanismo dell'apertura della porta. Più tardi venne catturato dagli schiavisti, e mentre loro discutono su cosa farne, se schiavizzarlo o semplicemente mangiarlo, l'abitante del Vault cerca di avvertirli che il pupazzo è pazzo
e che ha già ucciso persone quando fosse vivo, in quanto il pupazzo stranamente non era vivo in quel momento in cui entrambi erano sequestro degli schiavisti, o almeno non era vivo nella mente dell'uomo in quel preciso istante, ed era un semplice pupazzo come tutti i pupazzi nel mondo. Nella pagina successiva del fumetto possiamo vedere uno degli schiavisti in preda al panico correre da un altro gruppo di schiavisti dicendo che il pupazzo ha ucciso i suoi soci e sta arrivando per lui. Nell'ultima pagina possiamo poi vedere l'uomo pieno di sangue assieme al suo pupazzo nella sua più completa follia, con attorno i cadaveri degli schiavisti che precedentemente lo avevano rapito. Nel testo possiamo leggere che dobbiamo ricordarci di una cosa: i Vault non sono mai stati creati per salvare le persone, e la storia di questa leggenda ne è la prova. Il Vault 77 nel gioco di Fallout 3 non esiste senza l'utilizzo delle mod, e questo fumetto fu pubblicato dalla Bethesda nel loro sito nel 2008, e l'unico riferimento che abbiamo di quest'uomo nel gioco è questa tuta del Vault 77 che state vedendo in questo momento nel video, con accanto un olonastro che ci dice questo. Like I told you, man, I don't fucking know where it came from, but it freaks the boys out. Some story from a while back about a stranger with no name. Just get rid of the damn thing. Ain't no good gonna come from keeping it around. Besides, if it is his, maybe he'll come back for it. Comprende? Perciò questo uomo ha lasciato questa tuta nel posto degli schiavisti, scomparendo nel nulla. Ma nonostante questo, il suo nome si è diffuso in parecchi posti, lasciando tracce della sua paurosa e inquietante esistenza, come avete sentito dall'olonastro, spaventando tutti gli schiavisti del posto con il tempo. Magari, dopo essere stato rapito, ha deciso di uccidere tutti i predoni e tutti gli schiavisti del mondo, facendosi così conoscere e spaventando chiunque sia malvagio come questi due tipi di persone. Purtroppo però non potremo mai sapere che fine ha fatto, anche se quasi sicuramente sarà morto, in quanto nell'universo di Fallout 3 sono passati tanti anni da questo mistero creato dai produttori del gioco. Quindi niente ragazzi, non so quanti di voi guarderanno questo video e molto probabilmente farà pochissime visualizzazioni, però ho provato a portarvi qualcosa di differente che a me piace, in quanto la saga di Fallout è la mia preferita. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per farmi capire che volete altre storie come queste. Seguitemi inoltre sui vari social, Instagram, Facebook, Telegram, inoltre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per altri contenuti. Da ZWilix è tutto, ci sentiamo al prossimo video! Io bestemmio solo se mi dimentico il codice PIN senza bot.